Bene, benvenuti in quest'altro episodio di Dog Cafe and Friends. Oggi abbiamo due ospiti che già conosciamo, non solo perché sono conosciuti nel mondo cinofilo, oggi parliamo di Labrador naturalmente, e loro sono ben conosciuti nel mondo dei Labrador, ma perché sono già stati nostri ospiti in Dog Cafe and Friends qualche mese fa, penso l'anno scorso. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e oggi ne faremo un'altra. Di cosa parliamo oggi? Di una cosa a cui io tengo molto, sarà anche perché la mia anima d'architetto un po', diciamo, lega questa cosa, ricordi? Morfologia e temperamento funzionali nel Labrador, i cani per signore, chissà cosa vorrà dire. Intervista a Sergio Scarpellini ed Emanuela Ruggero. Buonasera. Ciao Manu, ciao Sergio. Buonasera, buonasera a voi. Come state? Bene, 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 grazie per essere bene. tornati in Dog Cafe. È un È un modo piacere. per ritrovarci, quindi è Sì, piacevole. sempre un Ok. piacere. Partiamo subito con questo argomento, è un po' per far conoscere questa razza diffusissima, forse anche troppo direi io, diffusissima che spesso diciamo, abbiamo in casa, ma in realtà non sappiamo cosa abbiamo. E allora è meglio forse diciamo, a fare degli approfondimenti. Oggi parliamo appunto della relazione tra forma e funzione. Cioè, come è formato effettivamente il cane? Che sì, sicuramente tutti sanno naturalmente che ha quattro zampe, una testa, un corpo, una coda, ma come sono fatte queste parti da cane a cane, da razza a razza? Naturalmente variano, ma sappiamo che le razze sono state create diciamo, per un determinato scopo, e qual è questo scopo? Intanto vorrei, correggetemi naturalmente voi due ospiti, che sicuramente ne sapete più di me, tanto, 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 Sei tanto, 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 mi confermate che, per favore ditemi di sì, casomai, che il Labrador è un cane da caccia? Ovviamente, Wow, assolutamente. meno male, perché spesso dico questa cosa, la gente fa già, ma il Labrador non fa salvataggio? Eh sì, fa salvataggio, però piccola cosa, correggetemi sempre voi due, nel salvataggio cosa facciamo? Io ho fatto salvataggio, però andiamo a usare quello che il Labrador, tutti i retriever in generale, ma oggi in particolare parliamo del Labrador, il Labrador ha, è che è quella capacità di riportare. Se poi siamo a caccia e il Labrador riporta un fagiano, o se siamo a mare e riporta una persona in pericolo, poco cambia. Lui sta sempre facendo il suo lavoro. E oggi parleremo anche di lavoro in relazione alla morfologia. Sergio e Manu naturalmente avranno ognuno il proprio punto di vista e anche alla propria, legato anche alla propria esperienza di due allevatori, giudice Sergio, Manu, donna, diciamo, di esperienza anche diciamo, nel mondo dei Labrador, chi non la conosce. Allora, parto con la prima domanda. Mi piacerebbe, dato il tema che trattiamo, per quanto possibile, destrutturare il Labrador, cioè, per quanto possibile, magari di alcune forme, cioè di alcune delle parti del corpo, capire a cosa servono le varie parti del corpo. Potete decidere voi, Sergio, ma potete tranquillamente chiacchierare senza problemi. Facciamo che magari parto io, Vai. così poi Emanuela mi sostiene o mi contraddirà in base a quello che dico Speriamo, così io. almeno creiamo un po' di. Creiamo una piccola discussione in famiglia. Allora, il Labrador, hai detto giustamente tu, è un cane da caccia e per fortuna io dico a volte quando magari tu dici è da caccia ed uno ti dice ma non fa salvataggio, vuol dire che è polivalente, vuol dire che è un cane che per la sua stazza, per il suo carattere gli si può far tanto e questo secondo me è proprio la fortuna del Labrador.
la fortuna dei proprietari del Labrador che hanno voglia di divertirsi con lui, perché possono spaziare in tutto e per tutto. Non devi essere per forza un cacciatore per goderti un Labrador. È bene che chi alleva non si dimentichi però che è un cane da caccia, perché ovviamente se gli fai perdere poi la sua indole, allora vai a far perdere qualcosa, come nell'estetica, quando vedi dei Labrador che poco hanno del Labrador. Posso un attimo interporre, sì, per supportarti? Io mi ricordo che qualcuno, una famosa allevatrice inglese, non ricordo più quale, perché ho avuto la fortuna di conoscerne tante, mi disse: se un Labrador sa in silenzio aspettare lo sparo, andare al recupero quando tu lo mandi, è capace di trovare quello che deve recuperare, prenderlo senza rovinarlo e consegnartelo in mano, quel cane ti farà anche l'assistenza a un disabile. E io sono d'accordo, perché tutta questa manovra terribile di aspettare che lo sparo ci sia, aspettare il comando per andare, riuscire ad individuare il fagiano, quello che è caduto, recuperarlo senza distruggerlo, quindi anche ferito te lo riporta vivo e te lo consegna in mano, denota interesse, obbedienza, docilità, bocca morbida, disponibilità a collaborare, desiderio di compiacere il padrone. Quindi cinque qualità che ti fanno di un cane il famoso cane da salvataggio, il famoso cane da pet therapy, il famoso cane che fa la ricerca delle persone e il famoso cane che fa la ricerca degli esplosivi con la polizia cinofila. Questo secondo me la dice lunga sulla fortuna di avere questa razza, potersi godere questa razza. Fortuna che forse, esatto, molti proprietari magari non sanno di avere, perché magari prendiamo un Labrador perché per la carta igienica, no? Ancora pensiamo a quello spot, perché è molto diffuso, voglio il Labrador. Dicono che vuoi bambini, no? Certo, sì, infatti. Andando alla forma, quindi, da cosa partiamo? Partiamo dalla testa, si parte sempre dal capo. Giusto. Esatto. È molto importante avere sempre bene sott'occhio quello che è lo standard di una razza, quando si ha una razza o quando si alleva una razza, o ti rivolgi per prendere un cucciolo da un allevatore, e quindi oltre a darti quello che sono le varie garanzie, ti spiegherà, avere una anche dimostrazione, una spiegazione di quello che può essere, e lo vedi anche nel fenotipo dei genitori, se sono tutte e due lì, ma nell'insieme, quindi fenotipo e carattere del cane. La testa è molto importante, deve avere questo cranio piatto, con le orecchie che devono essere attaccate non troppo avanti, e devono essere neanche troppo grosse, quindi non troppo pendenti, e che bene aderenti alla testa. È importante che non siano attaccate alte per mantenere un certo equilibrio, e cosa molto importante che purtroppo Emanuela poi ci dirà perché della funzionalità questa cosa non va bene, che vedo troppo spesso oggi, delle canne nasali troppo corte. Quindi purtroppo vengono sempre, per rendere semplici le cose, detto: ah, questa è una linea che arriva di qua o arriva di là, e invece il bel cane e la linea ben selezionata c'è in tutto il mondo, e il cane mal selezionato con dei grossi difetti c'è in tutto il mondo. Quindi bisogna sfatare un po' che quel cane così arriva dall'America o dal Nord Europa o dall'Italia o da dove vogliamo. Il cane c'è uno standard e quello bisogna attenersi. Quindi il rapporto della canna nasale col cranio deve avere il 50% di lunghezza pari tra cranio e canna nasale, è importante che venga rispettato, e soprattutto deve avere una
una canna nasale forte, neanche troppo, troppo leggera e troppo minuta, perché poi anche quello va a creare altre problematiche. Manu? Allora, posso intervenire? Allora, partendo da quello che ha detto Sergio, io dirò una cosa molto interessante, che anche questa mi fu detta dalla Carol Cud, una famosa allevatrice del Warringah. Il Labrador deve sembrare un Labrador, quindi non deve sembrare un cane corso, un mastino napoletano, un altro cane, deve sembrare un Labrador. Cosa fa il Labrador? Raccoglie delle prede o ferite o uccise e non le deve danneggiare. Quindi per raccoglierle deve infilarsi spesso nei rovi. Allora le orecchie devono essere attaccate al cranio, ben aderenti e un po' indietro, proprio per non essere troppo soggette a ferite durante queste sue escursioni nei rovi. Il canna nasale leggermente allungata e quindi proporzionata alla lunghezza dell'occipite, perché quella canna nasale deve poter contenere un'anatra anche di 3-4 kg, una lepre anche di 5 kg, senza danneggiarla e tenendola senza doverla stringere. Una canna nasale troppo corta, che somiglierebbe sempre di più a una testa molossoide, potrebbe creare dei danni alla preda raccolta e uno sbavare, quello che io chiamo la goccia, quindi un allentamento della parte esterna della bocca nella chiusura, che fa cadere saliva, che è un danno enorme per un cane da riporto, perché danneggia la cacciagione. Il vero cacciatore rispetta la cacciagione, e quindi un buon cane da caccia deve anche lui rispettare la cacciagione, quindi non deve stringerla, non deve danneggiarla, non la deve bagnare. Quindi una bocca ben proporzionata, con una mascella abbastanza forte da tenere il peso, e quindi uno spessore della canna nasale e equiparata al peso che dovrà trasportare, ma sufficientemente lunga per poter veramente raccogliere quello che deve riportare. Non parliamo poi se è un cane da salvataggio, che deve poter a volte tirare delle cime o aiutare il proprietario che sta salvando una persona che sta per annegare, aiutandolo a tirare. Quindi questa bocca deve essere forte, generosa, non dura, sufficientemente lunga per avere questa possibilità di tirare, ma anche non troppo lunga, e non troppo lunga, perché a quel punto non avrebbe la struttura, non si indebolisce, certo, non ha la forza, deve avere la giusta proporzione per avere anche la forza, come diceva lei, se deve portare dei pesi e devi essere anche forte, quindi oltre che ben bilanciato devi essere forte. Assolutamente, assolutamente. Quindi abbiamo visto sia la morfologia che la funzionalità di una testa che deve sembrare un labbro. Sì. Proseguendo, che stiamo facendo? Proseguendo. Stiamo improvvisando, ma mi sembra che andiamo in sintonia. Ma sì, una chiacchierata. Siamo al bar, siamo Dog Cafè, siamo al bar. Dobbiamo intenderla così. Proseguendo, cosa c'è? Proseguendo, poi dalla testa che collega al tronco c'è il collo. Il collo deve avere una bella linea, deve essere forte e inserito bene tra le spalle. Non deve essere troppo corto, perché c'è un difetto, ci sarebbe poi un difetto di costruzione. E quindi esteticamente, quando io da giudice da show vedo un cane con un collo importante ma troppo corto, me lo rende poi taurino, cioè perde la bellezza, ma questa bellezza è importante per la funzionalità, certo. Perché nel momento che il cane corre con qualcosa in bocca, devo avere un giusto rapporto per il bilanciamento. Qua Manuela lo spiegherà presumo bene, perché il bilanciamento della lunghezza del collo fa sì che il cane possa muoversi con la selvaggina in bocca, giusto Manu? Assolutamente, un collo da cavallo io sosterrei. Quello che io ho notato, che mi piace di più e che mi piace vedere nei miei cani quando ci riesco a riprodurli così, e nei cani che vedo in giro, è quando la lunghezza tra l'occipite e il garrese è leggermente maggiore rispetto alla lunghezza del sottogola verso
lo sterno. Manu, scusa un attimo, ricordiamoci che c'è sempre, ci può vedere chiunque. Ricordiamo cos'è il garrese, per favore. Il garrese è il punto in cui si congiungono le scapole alla termine del collo. E l'inizio, diciamo, della fine della gola è dove poi inizia praticamente il petto. Ora, questa leggera maggior lunghezza del collo nella parte superiore permette al cane quella inarcuare che il cane fa, soprattutto il cane da riporto, quando riporta per esempio qualcosa dall'acqua, perché riesce a tirar fuori dall'acqua con la potenza del collo la cacciagione, che quindi non striscia nell'acqua. Quindi c'è di nuovo un rispetto per la cacciagione che non viene danneggiata o da canneti o da alghe o comunque dal flusso dell'acqua mentre il cane la trasporta. Una cosa bellissima è vedere un buon labrador che, tornando con la sua cacciagione, la tiene sollevata dall'acqua, quindi un collo ben inserito nella struttura del corpo e leggermente lungo, senza essere esageratamente lungo, permette al cane questo sforzo, assolutamente. Qui sarebbe interessante, Sergio, se mi aiuti, scendere proprio nel resto della leva. Scusate, però vorrei, appunto, perché vorrei dire, da architetto, io oggi sono architetto, perché stiamo parlando di architettura, sì, praticamente, mi viene da pensare che la giusta lunghezza del collo, quindi se qua c'è la testa, sì, se è troppo lunga potrebbe avere un carico di punta, significa un carico in punta così troppo elevato, tanto che il cane tende a appoggiare la preda perché non ce la fa e quindi potrebbe scappare, correggetemi sempre se sbaglio. Se invece un collo corto tenderebbe ad accorciare rispetto alla spalla a fare questa posizione e quindi terrebbe la preda troppo vicino al collo. Sempre con una... Se il cane deve correre con un peso in bocca, soffocherebbe perché, certo, non avrebbe la respirazione. Quindi il giusto equilibrio... Se serve la spalla, io ti spiego perché questa mia maggior lunghezza nella parte superiore e minor lunghezza nella parte inferiore del collo, perché la spalla termina nella vera leva. Questo è quello che a me piace quando vado a giudicare, a fermarmi a parlare con espositori e con amici giudici, e ci godo veramente quando trovo amici giudici allevatori. Sono veramente dispiaciuto di un po' di come è la nuova forma di questo Labrador che sta prendendo vita. Assolutamente. Un Labrador deve avere un omero e una scapola, si dice, di pari lunghezza per creare una bella spalla, il famoso 90 gradi che si diceva, no? Che si deve formare come angolo, e questo ti dà un bilanciamento davanti e hai la costruzione, e con la spalla ben inserita e col giusto rapporto con l'omero hai anche l'uscita del collo corretta, perché se no, ovviamente, se la spalla è troppo corta o troppo lunga cambiano i parametri del collo. Ci colleghiamo a quello che dicevi tu prima, Fabrizio, a quello che diceva Manuela. Quindi ultimamente, e poi arriviamo anche con gli arti e lo collegheremo col movimento, oppure parliamone già, l'avere l'omero corto non ti dà la possibilità agli altri di avere un bel allungo. Quindi se il cane va a caccia e deve fare certi movimenti, saltare dei fossati, delle siepi, se non ha la possibilità di allungare, capisci che ha dei grossi limiti. Lo stesso, come giustamente dicevate prima, con una scapola corta, un collo che poi si insacca, quindi se porta una selvaggina non ce la fa a portarla bene. Quindi è importantissimo la costruzione anteriore delle angolazioni, questo rapporto. E devo dire che personalmente, e io lo rilevo spesso nel ring, quando giudico, ci sono veramente degli anteriori che veramente sono quasi da terrier ormai. Certi cani sono quasi da terrier, tanto sono dritti davanti, mentre il nuovo proprietario o il proprietario che magari non ha approfondito
sorvola su queste cose. Io lo vedo personalmente, è una mia idea e potete contraddirmi, lo vedo da tanti allevatori sorvolare questa cosa. E qua poi passa il messaggio e passano in poche generazioni, stiamo cambiando delle tipologie di cani, perché ragazzi stiamo dicendo che vediamo teste con canne nasale corte e poi se abbiamo anche non la giusta angolazione davanti, provate a immaginare quel labrador e la povera Carol Cood che diceva un labrador deve sembrare un labrador, si mette le mani nei capelli, perché quello lì del labrador non c'ha più niente. Certo. Sergio, scusami, ma a questo punto fatto una bellissima descrizione estetica. Io passo sulla funzionalità, cioè una spalla ben angolata con le giuste lunghezze fra scapola e omero, quindi con un garrese in cui il collo si inserisce ben appoggiato a quella scapola e quindi ha uno sostegno e ha un'elasticità, certo, sull'omero, che naturalmente facendo 90 gradi crea una molla vera e propria. E poi parleremo anche della lunghezza dell'arto, l'arto inferiore che deve venire giù dritto per perpendicolare al terreno, non deve essere né troppo corto né troppo lungo, perché deve supportare la molla. Questo è un cane che correndo a naso a terra per seguire un effluvio, quindi con la spalla semipiegata, riesce comunque ad articolare gli arti anteriori, quindi non ha affaticamento cardiorespiratorio perché tutta la parte cardiorespiratoria è libera, certo, cioè c'è questa molla che gli permette di respirare e quando solleva il peso la molla fa il suo lavoro, quindi che sia in acqua o che sia a terra l'arto inferiore si raddrizza, la molla supporta il peso, il collo si appoggia alla lunghezza della scapola e noi abbiamo un lavoro perfetto che non danneggia il cane. Quello che noi dobbiamo renderci conto è che non solo è un fatto estetico, ma quella struttura fa male al cane. Certo. Cioè il cane ne soffre fisicamente. E quello che dice giustamente Sergio, la struttura da terrier fa steppare il cane. Steppare il cane vuol dire camminare e correre come un cavallino delle varie, no, le cose che fanno nei circhi, ma questo steppare vuol dire che il cane non ha le molle per articolare gli arti, quindi un cane che è messo al lavoro in questa struttura fisica soffre fisicamente, cioè noi rischiamo veramente dei danni al cane, oltre alla bruttezza, ma questo non è una questione estetica, è una questione proprio di salute del cane. Ma certo, anche perché poi presumo che non avrà neanche durata, assolutamente, non può durare nel lavoro. Certo, ma scusate, adesso io da un po' di tempo a questa parte, quando mi metto lì, devo cercare un maschio per una mia femmina, ho una difficoltà a trovare un maschio con una spalla adeguata. Cioè veramente è la prima difficoltà che provo. A me piace vedere la spalla. Certo, non una spalla da golden naturalmente, che sicuramente è più accentuata, ma la spalla la voglio vedere. Invece purtroppo trovo sempre dei cani dritti. Ora, questa cosa, questo fenomeno, si sta un po' perdendo, come hai detto tu, ma può essere legato al fatto che, naturalmente rispetto a noi allevatori, il proprietario in questo non c'entra niente, quindi è responsabilità nostra dire ho selezionato bene o no, come costruisco il cane. E può essere legato al fatto che molti allevatori non lavorano con i cani? Sì, potrebbe. A livello di sensibilità e anche di quello che si crea, diciamo, sì, si seleziona. Non è solo questo, molte volte quello che colpisce l'allevatore, io me ne accorgo anche da tante fotografie che vedo sui social, è l'apparenza, no? Un cane molto apparente. Io vi racconto un mio episodio, era un'esposizione in Svizzera, Irene presentava un nostro cane molto appariscente, con una faccia estremamente accattivante, quindi sono quei cani che quando entrano nel ring i giudici guardano, se non altro perché il cane guardami, non si fa guardare. E io ero fuori ring con una giudice tedesca che mi viene vicino per complimentarsi del cane e io calma gliel'ho distrutto davanti, perché gli ho detto che c'aveva la spalla troppo dritta, che era troppo pesante, che le orecchie erano inserite troppo alte, l'ho massacrato. E lei ha già detto, ma guardate, mi ha detto, ma è un tuo cane? Dico, ma appunto, proprio perché è un mio cane io devo sapere.
che cosa ha quel cane, che poi sia un cane di carattere meraviglioso, semplicissimo, e che faccia piacere vederlo perché è gradevole lui, ma non è corretto. Cioè aveva delle piccole, perché non era così estremo, però dei piccoli difetti che guardandolo erano visibili nel ring. Quindi quando il giudice poi l'ha fatto vincere, perché in effetti, a parte che non c'era una gran concorrenza, lui era particolarmente appariscente, e questa giudice mi ha detto, hai visto? E dico sì, ho visto, ma non è giusto, perché il pubblico esterno si vizia l'occhio. Certo. E questo è questo, è questo che... un cattivo suggerimento che diamo. Ecco, questo è quello che volevo dire prima e che sì, bisogna fare secondo me attenzione. Allora, rispondendo alla tua domanda, Fabrizio, sì, sicuramente chi non lavora ha un handicap, perché non il cane lavorare. Te ne accorgi meno, sì. Te ne accorgi meno. Però ti faccio l'esempio di uno a caso, io, che purtroppo nella mia vita io col cane non ci ho potuto lavorare, cioè a parte il giocarci, perché il mio era un giocare, certo, qua in casa, quindi ho la fortuna di avere un po' di campagna, quindi qualche riporto, qualche cosa così, ma non ho mai fatto gare, no? Non ci avevo il tempo materiale. Ma tu compensi con un'altra cosa però, non è proprio la stessa, tu compensi con tu sei giudice, no, hai avuto okay, un'occasione in più per approfondire. Certo, però... Quindi un tuo feedback ce l'hai. No, sicuramente sì, infatti lì volevo arrivare. Cioè che chi anche come me non lavora, vuole, deve vedere il cane che sta allevando. Perché qui adesso stiamo parlando di allevatori, giustamente non è il proprietario prende quello che noi gli diamo. Quindi se come allevatore, Emanuela giustamente dice, ha fatto l'esempio di quello show dove la giudice gli diceva così, ma un allevatore deve conoscere il proprio cane nel bene e nel male, gli vuoi benissimo, però sai i pregi e i difetti che ha, perché sennò già hai dei grossi limiti. E il fatto che ha certi difetti è molto importante, che quando... come l'amico Fabrizio cerca il cane per dare alla sua femmina, devi andare a correggere, ma non guardi l'errore forse che si fa oggi, è il primo, come dice Manuela, il cane che ti si presenta benissimo nella foto, viene conosciuto solo in internet, si approfondisce poco a vedere cosa c'è dietro, che storia c'è dietro questo cane. E quindi è importante che tu non guardi solo quel fenotipo, ma tu guardi la storia, perché allora da lì tu sai se puoi aiutarti a correggere quello che la tua femmina ha dei difetti. Anche se quel cane, perché sennò sarebbe semplice, no? Si va dai campioni, presumendo che i campioni siano tutti dei cani perfetti. Sì, una garanzia. Ma non sono dei buoni riproduttori. Ma non è così. Però sarebbe semplice, e non si fa allevatore. Allevatore vuol dire andare a ricercare, andare a studiarsi, aver voglia di rischiare, ma con una logica tua, che un altro potrà non capire o potrà dirti ma per me sbagli. Però è il tempo che ti dice se tu hai fatto qualche cosa di qualità, e non te ne può uscire uno con la spalla buona e 10 senza spalla e poi ancora uno con la spalla buona, perché vuol dire che non stai lavorando bene, non stai correggere, o non vedi che non hai la spalla o non la stai cercando di correggere. Io mi ricordo, poi non voglio dilungarmi tanto, ma anche gli occhi che li abbiamo saltati. Infatti volevo ritornare un attimo sull'espressione. Io volevo ritornare sull'occhio. Oggi un'altra cosa che devo dire, una volta se ne vedevano pochi, oggi vedi anche tanti Labrador con sti occhi rotondeggianti che sono, dici mio Dio quando li giudichi, perché veramente proprio non perdono già da lì l'espressione. È un po' come il cane che ha questi occhietti a mandorla piccolini, stretti, cioè non riesce a vedere. Il Labrador ha questo suo occhio con questa sua colorazione,
che lo rende con questo sguardo dolce. E io ti stavo dicendo l'esempio che ho avuto io, uno dei miei delle mie prime femmine che avevo preso in Francia dall'allevamento di Tintage & Wings, aveva questi occhi molto chiari. Da adulta è arrivata con degli occhi molto chiari. C'era un pedigree che io volevo mantenere. Non è semplice per chi alleva, Emanuela lo sa, portarti via il problema dell'occhio chiaro. Ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta anche in breve tempo, per un allevatore vuol dire magari qualche generazione, né? Quindi stiamo parlando magari anche di un decennio, però ce l'abbiamo fatta, tirato via, non abbiamo più avuto problemi di occhi troppo chiari. Vabbè, però andavo a ricercare il maschio, ma guardavo anche i genitori e se riuscivo, perché non è semplice come oggi andare a vedere, però andavo a studiarmi quello che c'era. Ma è anche il lavoro dell'allevatore questo, cioè migliorare. Ma sai, questo è il discorso della grande collaborazione che devi avere tra allevatori, perché molte volte io sono stata un po' tacciata di snobismo perché non davo il mio maschio, ma io non do un mio maschio se so che quel maschio a quella cagna non può portare niente di buono. Cioè a me non interessa la monta, mi interessa che quel mio maschio produca qualcosa di buono che lui ha nel suo pedigree, e mi serve una femmina che me lo esalti. Quindi il discorso del colore degli occhi, per esempio, io l'ho avuto moltissimo con i nostri chocolate, avendo trattato da tanti anni il chocolate. Io ho dovuto sempre fare molta attenzione, perché poi è un discorso che affronteremo magari, se Fabrizio, quando ti andrà, sulla diluizione del colore, il miscuglio dei colori. L'occhio chiaro nel chocolate era una maledizione all'inizio, perché c'era dentro il giallo, eccetera. Ora noi, dopo tanti anni con Irene, abbiamo dei chocolate con l'occhio marrone, ma è stato un lavoro attento di eliminazione della diluizione del colore, perché altrimenti non riesci. L'occhio giallo, che è verde da piccoli, per cui trovi il cliente e dice: che bello questo cucciolo, c'ha gli occhi azzurri, e te rabbrividisci. Adesso li chiedono, me li hanno chiesti, lo vorrei con l'occhio azzurro. Se fosse tuo, no? È terribile. Perché invece il cliente è tutto contento. L'occhio azzurro è un difetto feroce nel Labrador Chocolate, a meno che non stia ancora succhiando il latte, che certo, allora è chiaro, quello è un altro discorso. Ma se un cucciolo di 3 mesi cioccolato c'ha l'occhio azzurro, ti metti le mani nei capelli, insomma. E quindi è un discorso anche questo che ti deve far frugare nella genealogia. E come dice giustamente Sergio, guardare indietro e fissare alcune qualità. Non è un lavoro facile, è un lavoro che ritiene anni e anni di attenzione e di errori, e di errori. Correggere, perché gli errori li facciamo tutti, per amor di Dio. Nessuno di noi è fallibile. Procediamo con col tronco. Esatto, col tronco. Anche questa è una cosa. Viene da ridere, perché dico anche questa, ogni cosa dico, vabbè, è così. Il tronco del Labrador deve essere un tronco compatto, forte, solido, con un rene corto, deve essere a botte. Questo è importante per non confonderlo con altri retriever che hanno una conformazione del torace diversa. Non deve essere troppo corto e non deve essere troppo lungo, cioè il giusto bilanciamento della misura, questo quadrato allungato, dove non è un rettangolo perché diventa troppo lungo, ma attenzione, non deve essere un quadrato, perché quando dici guarda com'è bello corto, è comunque sempre una costruzione scorretta. È sempre un rettangolo, devo dire che il quadrato ha i lati uguali, quindi è un quadrato allungato, va bene, è più romantico. Okay. Un quadrato allungato, no, però è la definizione giusta, è un quadrato allungato. Un quadrato allungato va benissimo. Okay. No, allora, è sicuramente un rettangolo, però almeno questo qua io porto anch'io una quello che mi era stato detto agli inizi, quando anch'io avevo fatto questa osservazione, dicevo: ma scusami, perché quadrato allungato? Mi dicevano: perché se non lo conosci bene la razza, ti immagini un rettangolo e vai su troppo lungo. Okay. Quindi è la conoscenza della razza. E quindi
diciamo un rettangolo corto o un quadrato. Va bene, allungato. Va bene, un quadrato. Però perché, no, perché il quadrato allungato ti fa partire dal quadrato, quindi tu hai prima, esatto, un'immagine del quadrato e poi una deviazione dal quadrato. Se parti con il rettangolo, allora subito immagini una prevalenza del lato lungo. Una lunghezza eccessiva, esatto, esatto. Ecco, è quello che non deve avere, come non deve essere troppo corto. E quindi questa dorsale solida che è il giusto proseguio del collo e che finisce, si collega con la coda che deve essere inserita perfettamente, e questa coda di lontra che parte grossissima per poi affievolirsi sulla punta. E tu, chiudendo gli occhi, fai presto a avere questa linea che parte dalla testa, scende e continua tutta dritta. Senza gradino. Senza gradino, senza niente. E attenzione però, perché il ricercare di non avere delle groppe discese e quindi questo gradino che scende ha portato oggi ad avere dei Labrador nel ring con le code inserite alte. Come se fossero piantate. Scusa Sergio, anche qui, ricordiamo cos'è la groppa? La groppa è la parte finale della linea dorsale che collega la coda con il tronco, e è questa piccola parte dove in alcune razze deve essere discesa, in alcune razze non deve essere discesa, quindi non, certo, è un difetto se è discesa o no, dipende da razza a razza. Certo. Nel Labrador deve essere una più possibile dritta e collegata dritta alla linea dorsale, e personalmente però quando giudico ti dico che siccome il cane perfetto non esiste, se trovo un cane che mi piace... È quello dello standard, il cane perfetto, che non esiste. Bravissimo, bravissimo. Esatto. Preferisco che ci sia una leggera discesa, leggera, attenzione, di groppa, piuttosto che una groppa alta o una coda inserita troppo alta. Perché quello ti toglie l'idea del Labrador ancora di quello che noi ci immaginiamo. Ma Manu, scusa, ma a questo punto mi chiedo, se ho una coda attaccata alta o più bassa in acqua o a terra, che cambia? Infatti, entriamo nella funzionalità. Allora, noi consideriamo che questa razza si è selezionata da sola lavorando nell'oceano. Quindi recuperando remi, recuperando reti, recuperando pesci, eccetera. Quindi il nuoto era la cosa base, l'attività base veniva svolta nuotando. Quindi il torace a botte perché dà un galleggiamento maggiore. Il tronco troppo lungo provoca degli scompensi nella colonna vertebrale, soprattutto nel movimento delle onde, quindi deve essere un dorso che regge l'onda, regge l'urto dell'onda. E l'inserimento della coda troppo alta o troppo bassa non dà alla coda quella funzionalità di base che è nel Labrador, che è il timoneggiare. In realtà, se voi avete fatto attenzione, quando il vostro Labrador nuota in un'acqua calma, voi vedete che quando vira, quando gira, lui gira la coda. Cioè, in realtà, i suoi cambiamenti di direzione non li fa con le spalle, li fa con la coda. Quindi questa coda, troppo fuori dall'acqua, non darebbe la forza per girare, nello stesso tempo provocherebbe degli schizzi in aria che farebbero comunque scappare qualsiasi scacciagione acquatica o qualsiasi pesce. Se la coda è inserita troppo bassa, non avrebbe la forza di mantenere a livello del pelo dell'acqua questo timone che dirige il cane. Quindi tutta questa struttura del tronco e della coda sono in realtà un compatto corpo che è praticamente la carena della barca, lo scafo. Cioè quello è lo scafo ed è lo scafo di una barca. Quindi la struttura dell'apro ci deve dare proprio questa sensazione di cane in acqua che galleggia perfettamente, che non produce schizzi e che si muove come una lontra, la famosa leggenda, perché è la coda che gli permette di muoversi. Quindi è molto interessante. Io sono rimasta affascinata il primo mio labbro, vederlo nuotare, veder girare il cane nell'acqua semplicemente muovendo la coda, è una cosa che mi ha molto colpito effettivamente. Sì. E che mi sono resa conto della funzionalità di quella coda, che non è solo estetica.
In più, essendo grossa la base, quindi l'attacco del muscolo adduttore della coda è molto forte, molto larga la base e si assottiglia alla fine. E le ultime, la groppa che è fatta dalle ultime vertebre lombosacrali deve avere la forza di reggere tutta questa struttura. Quindi se è troppo corta, quindi se si abbassa, o se è troppo alta e si alza, non gliela dà questa spinta. Quindi è un discorso estetico, ma di funzionalità di nuovo. Un cane in acqua deve avere questa struttura, non ne può avere altre. Certo. E invece queste angolazioni, che cosa sono? Questo è un cane ben angolato. Queste angolazioni non mi piacciono. Ma che sono queste angolazioni? Tu parli del posteriore a questo punto. Eh? Sì. Ai ai ai. Questo è un altro tasto dolente. Qui sono molto curiosa di sentire cosa dice Sergio. Le angolazioni sono importanti, ovviamente, no? Per l'insieme, perché il cane gli danno la forza, la spinta. E quando tu vedi un Labrador e anche qui il fatto che lo stiamo destrutturando questo Labrador mi piace, perché più volte, vi ripeto, come stiamo parlando noi, parlando anche con amici o con qualcheduno nel ring, viene visto il cane tante volte senza focalizzarsi sulle parti. Mi spiego, ultimamente, e mi ricollego a una cosa che ha detto prima Manuela, che quando vedi delle foto postate con dei posteriori, con delle angolazioni talmente eccessive, ma nel iperangolato, che non è Labrador. Quando io ho cominciato a frequentare il mondo dei retriever, allora c'era Emanuela, c'era Victor, c'era Giacinta, Giorgio, insomma, quelli che spero non si offenda nessuno se dico i vecchi, ma perché i saggi. I saggi, ma quelli che allora, quando si arrivava, erano loro che vedevi, perché loro sono stati i primi a iniziare. E capitava a volte di vedere qualche cane con poca angolazione di posteriore, e piano piano poi il lavoro della selezione, perché ovviamente teniamo presente che il Labrador in Italia non c'è da mille anni, chi alleva allevatori italiani non allevano da mille anni, quindi hanno fatto questo loro lavoro andando a pescare all'estero, andando a pescare dai loro amici che avevano allevatori, portando dei cani o portando sulla femmina per accoppiare, per correggere queste cose, e si è arrivati ad avere, secondo me, questo giusto bilanciamento del posteriore come angolazioni in modo corretto. Sì, poi si vedeva ancora anche qualche caso, come si vede anche oggi, di cani, si dice, dritti, quindi senza angolazione. Ma oggi, secondo me, tu vedi, e questo è il mio parere, poi sono curioso di sentire quello che dirà Manuela, vedi più Labrador col difetto contrario, con un'iperangolazione del posteriore, dove, ecco, a volte io quando con qualcuno parlo, dico, sì, sai, è più un'angolazione quando stiamo parlando di belle, perché sennò poi oggi dici una cosa e viene fraintesa. È più un'angolazione da Golden piuttosto che da Labrador. E sto sempre parlando di una bella angolazione. Sì. Ma troppo per un Labrador. Un Labrador non deve essere con poca angolazione, ma non deve avere un'iperangolazione di posteriore. E tante volte sei a bordo ring e veramente dici, guarda che angoli, senti dire, guarda che angoli quel cane. E non è corretto. No, non sono d'accordo con te. No, infatti ero sicura che non avremmo litigato. Non solo la penso come mannaggia. Mannaggia, non riesco manco a litigare con Sergio stasera. No, ma perché c'è un motivo su tutto questo che ha raccontato adesso Sergio. Se voi andate a vedere le prime fotografie dei primi Labrador, erano abbastanza dritti dietro. Voi dovete considerare che in quei cani c'era moltissimo il segugio, che spesso non è angolatissimo dietro, il famoso segugio nero del Devon, eccetera.
E quindi questa struttura leggermente dritta dietro era molto visibile nei primi Labrador. Poi piano piano, usandoli a caccia e lavorando con i cani, questi parliamo della prima Lady Hove e della Gwen Brodley del Sandyland, si accorsero che questa posteriore dritto dietro affaticava il cane nella spinta, nella corsa. E quindi mano a mano questa struttura si è leggermente modificata. Ma, come dice Sergio, non deve diventare l'angolazione da pastore tedesco, perché il cane perde forza, quindi tutto deve essere bilanciato alla spalla. Allora, se noi davanti abbiamo un angolo retto, dietro dobbiamo avere un angolo che si inserisca bene nell'angolo retto dell'anteriore e che quindi sia un ulteriore angolo che dia la spinta giusta all'anteriore. Quindi il garretto non deve essere troppo lungo, qui ricontinuiamo a parlare di leve, il garrettone lungo crea squilibrio dietro, quindi deve essere un garretto che abbia una lunghezza molto simile alla tibia, e lo stesso femore non deve essere stralungo, deve essere un femore quindi che accompagni queste lunghezze e si inserisca nelle lombo sacrali e nel bacino in modo da fare di nuovo questa leva per cui il cane riesce a correre articolando bene l'arto posteriore. E quindi sempre correndo a testa bassa, io torno al lavoro funzionale del cane da pista, del cane che deve cercare la cacciagione, correndo a testa bassa con una spalla che si piega, il posteriore deve avere quella giusta angolazione, non eccessiva, perché altrimenti il cane cade a terra, certo. Lo deve sostenere, quindi deve essere un'angolazione media che permetta al cane di spingere perché l'anteriore sforza in un'altra maniera. Io spero di essere stata chiara. Sì, adesso Manu vuole... anche perché scusa, è una cosa che però si collega con questa spiegazione ottima che ha fatto Manu. Ricordiamoci che la dorsale del Labrador deve essere una dorsale dritta, non deve essere una dorsale inclinata. Quindi se io ho un posteriore da pastore tedesco dietro, mi si incella il cane, certo, mi si incella il cane, cioè c'è uno sforzo sulle settime vertebre che crea quella che molte volte è l'inclinatura. Tanto, quante volte abbiamo visto in un ring un cane che in settima cede la settima vertebra, perché c'è un posteriore o troppo o poco angolato, quindi non corrisponde all'angolo anteriore. E quindi, oppure c'è un garrese troppo alzato, quindi abbiamo quella famosa impennatura, no? Della schiena che crea uno sforzo a tutta la struttura. Quindi noi dobbiamo considerare che lo standard, quando fu redatto, e consideriamo che lo standard del Labrador non è tanto preciso, perché in certe razze è molto preciso, gli dà addirittura delle misure, mentre il Labrador lascia molto l'interpretazione. Tant'è vero che anche sull'altezza è molto aleatoria la scelta, no? Diceva la Mary Rosalind Williams, se io devo andare in mezzo al canneto mi serve un Labrador piccolo, se io devo portare un cane a caccia in mezzo ai seminati di rapa mi serve un cane alto che salta. Quindi l'altezza pure è aleatoria, però l'importante è che la costruzione permetta al cane di lavorare senza soffrire fisicamente, perché poi appunto il punto base è questo. A proposito di questo, dico, tutti questi discorsi spesso magari un po' tecnici per alcuni, però l'intento è quello di sensibilizzare il proprietario, che tra allevatori magari questi discorsi possono essere più o meno conosciuti e comunque non fa mai male un ripasso. Ma il proprietario di questo, a cosa può interessare ad un proprietario che ha preso, ora magari al di là del fatto che magari li abbiamo mandati tutti in crisi perché adesso cercano tutti, il mio cane come ce l'ha la dorsale, adesso andranno tutti in crisi, poverini, non è questo, il problema è intanto fare conoscenza, non solo, non prendetevi tutto quello che vi diamo, metteteci in dubbio, anche perché ci spingete a dire, a me quando fanno delle domande, più me ne fanno, prima di prendere un cucciolo, meglio è. Imparate a osservare. Soprattutto dico questo, e questo lo dico proprio a difesa degli allevatori. Uno che va a cercare un cane di razza, l'X persona, ha il dovere e il diritto di cercare il cane giusto. Certo. E poi il cane perfetto non lo troverà, però siccome è una scelta che fa, perché ci sono 2000 cani da salvare, tutti adorati, appunto. Io ho la mia meticcione anche Nile, che quel che me la tocca, cioè non c'entra niente, questo è un discorso, certo, che riguarda però la razza pura ha un valore storico enorme. Quindi quando io vado a comprare un cane di razza pura è come se andassi da un gioielliere a comprare un brillante, non mi propone lo zircone,
mi deve proporre un brillante. Se mi propone lo zircone, cambio gioielliere. E questo è lo stesso discorso. Se devo comprare lo zircone, allora vado alla bancarella, al mercato, magari mi trovo uno zircone che costa meno, tutto colorato. Cioè, non ha senso. Certo. Se quindi il valore storico che ha una razza pura, l'acquirente ha il dovere di rispettarlo. Di conoscere e rispettarlo. E di capire cosa compra, quindi di pretendere anche di capire cosa compra. Ecco, se io proprietario prendo un cane che non è ben costruito, o in tutto oppure in qualche parte, al di là dello show, cane bello, no, io non lavoro, non faccio esposizioni, io ho un mio cane sul divano, un mio labrador, sì. Potrei avere dei problemi nella vita quotidiana? O è irrilevante? Ma non arriviamo a questo. Allora, un cane perfetto, come ripeto, nessuno di noi ce l'ha, magari. Tutti cerchiamo di averlo, ma nessuno di noi ce l'ha. Però certo. Un cane mediamente ben costruito, quindi che corrisponda abbastanza fedelmente allo standard, è un cane che mi invecchierà bene, che sicuramente si incriccherà meno, per usare la parola romanesca, che sicuramente farà una sua vita medio attiva, perché magari io sono una pigra e non lo porterò a caccia, però magari mi si farà le sue corsette al parco, giocherà con gli altri cani senza avere zoppie precoci, dolori, ecco. Quindi avrà una vecchiaia sicuramente migliore. E quindi, il minimo di attività fisica che fa la farà armonicamente. Io sono convinta che avendo preso un cane di media qualità, ma sicuramente ben costruito, ci avrà un cane che vivrà sereno e che non avrà problemi fisici. Questo è il discorso. E qui secondo me è importante sottolineare una cosa per l'allevatore e per il proprietario, nel senso che se quelle domande che tu giustamente, Fabrizio, dicevi che un proprietario si deve porre prima di prendere il cane, e giustamente Manuela dice: se decido di prendere un cane di razza non vado alla bancarella perché va benissimo, ma allora so che sto andando alla bancarella, certo. Se no devo andare dall'allevatore e mi deve dare certe spiegazioni. Poi non è una cosa costruita con acqua e farina, e quindi sappiamo che la genetica porta certe cose, certo. Quindi l'allevatore ti darà quelle garanzie e sicuramente, usiamo il termine, il più bruttino dei fratelli, comunque se è stato fatto un discorso di selezione avrà sempre un discorso di logica e quindi rispetterà anche quello che Manuela diceva prima. No, ho detto questo perché tu prima, Emanuela, hai detto certe volte la zoppia. Sai, non vorrei che il nuovo proprietario che si avvicina pensa che se vai dall'allevatore hai per forza una garanzia su tutto. Sappiamo benissimo, certo. Sottolineare qua, ecco, discorso che l'allevatore serio ormai fa test genetici, ma ci sono come la displasia anche del gomito, dove il genetico non si può fare, e quindi tu puoi prendere anche dall'allevatore, avere il cane che ti dà un problema di zoppia, ma per quello lì, ma non è un discorso di cattiva selezione. Se dietro ti sei fatto bene l'allevatore, è un rischio per una cosa che neanche l'allevatore può fare nulla di più, può controllare, ovviamente non è genetico. Adesso vi dirò una cosa molto più provocatoria su questo argomento. Lasciamo perdere la genetica, di cui tutti noi allevatori siamo in parte responsabili e che dobbiamo avere il dovere di occuparcene e di dare delle garanzie. Però io, tornando alla costruzione corretta del labrador, vi racconto due episodi nella mia vita, quindi mi sono capitati a me direttamente. Un cane comprato in Inghilterra da una famosissima allevatrice di cani da lavoro, belli. Mi arriva questo cucciolo bellissimo. Lo addestro per un anno, muscolosissimo, mi saltava le recinzioni. Tu hai visto le mie recinzioni, Fabrizio, sì. Questo cane saltava le recinzioni. Quando l'ho radiografato a un anno, non aveva le anche, non le aveva. Se io mi sono conservata le radiografie, io e il mio veterinario siamo rimasti di fronte a quelle radiografie senza parole. Questo cane è morto ventenne, 20 anni c'aveva quando è morto. Io non l'ho usato mai per l'allevamento, non ho avuto il coraggio, non ha mai zoppicato, perché era talmente ben costruito, le sue leve erano talmente esatte che lui ha supportato la sua difetto, sicuramente morfologico, in perfetta salute. Mentre a volte ci sono cani che non hanno la displasia, ma che a 8 anni zoppicano perché hanno il posteriore dritto.
o troppo angolato. Vero, quindi vero. La costruzione è importante, questo teniamocelo in testa un pochino, perché molte volte la giusta costruzione supplisce. E mi è successo certo. con la mia femmina, che ha una DD anche, e che ancora adesso, se tu la vedi, ha 12 anni, salta come un grillo in macchina. Lei salta sui SUV a piè pari, ma è costruita questa cagna magnificamente. Infatti è una cagna che io non ho usato per l'allevamento, ma che ha vinto dovunque, dovunque l'ho presentata, perché è molto ben costruita. Capito? Quindi la costruzione è importante per la salute del cane, questo non è solo un fatto estetico, perché certo. porta anche difetti congeniti. Certo. E che riguardano anche i proprietari nella vita quotidiana, quindi non è un problema certo. di allevatori, proprio si percepisce a livello proprio di a casa. Sì, certo. quindi questi sono due episodi limite. Però vi assicuro che li racconto perché ti dimostrano che una bella costruzione ben fatta di un labrador, come deve essere, fedele allo standard, regge anche gravi displasie. Certo. Questo è folle, ma è così. E invece andiamo un po' all'interno, cioè il carattere, questo temperamento, come deve essere, e se non è secondo standard, cosa ci dobbiamo aspettare? Il carattere del Labrador deve essere un cane gioioso, vivace, ma equilibrato. Per avere il giusto bilanciamento, mi collego al famoso film di Marley, Io e Marley, no? Dove purtroppo qualche... dove poveri. Purtroppo poi qualcheduno si è impaurito pensando che il Labrador fosse per certo. forza e solo così. Il Labrador è vivace, giocherellone, disposto sempre a saltare, a fare, a muoversi, perché è quello che presumo, però, come tanti cani, ma il Labrador in modo particolare. Ma deve avere il giusto equilibrio, quindi il giusto senso di voler accontentare al massimo il suo padrone, e quindi quando gli viene detto stop, deve avere la capacità di fermarsi. E quindi sul lavoro il famoso will to please del Labrador è proprio questo, di voler accontentare, ma avendo la voglia di fare. Quindi giocherellone, il carattere del Labrador è giocherellone, è molto vivace, disposto a tutto per seguire il suo proprietario, ma un buon Labrador deve essere molto equilibrato, e nel momento che gli viene dato il comando, il fermo, così lo deve saper fare. E non sto parlando solo di addestramento, che per l'amor di Dio ben venga, ma deve essere un cane che è già riflessivo di suo, già un cane che di suo osserva, fa, ma distinto si blocca se il proprietario lo blocca. Il famoso autocontrollo, che si può insegnare, però i cani ce l'hanno congenito. E anche questo è un elemento ereditario, questo bisogna tenerlo presente. È molto importante. Io infatti, quando qualche persona mi telefona perché vuole un cucciolo, gli dico: guardi, però lei venga a vedere i genitori, perché i genitori già ti dicono più o meno cosa nascerà da quell'accoppiamento. Molte volte, perché il temperamento è ereditario, poi il carattere, l'ambiente, l'educazione, il comportamento della famiglia, quindi può essere che un cane molto equilibrato che entra in una famiglia di iperagitati si agiti, però è anche vero, molto vero, che spesso la famiglia è tranquilla e il cane invece non ha la capacità di autocontrollo, e questo fa parte proprio di una genetica. La genetica che poi è abbinata alla parte di educazione più o meno importante che gli viene data, o l'addestramento che gli viene data, poi tu svilupperai in modo esagerato, però
dei cani iperattivi, come diceva giustamente Emanuela, è anche genetica, cioè quindi anche lì quando si fa l'accoppiamento, quando si cerca il maschio per la propria femmina, è importante conoscere l'estetica ma anche il carattere, quindi forse il fermarsi a vedere solo la foto prima di utilizzare un cane è poco, cioè nel senso, è vero, no, d'altra parte se tu utilizzi un cane oltre oceano o comunque lontano da casa tua, non tutti hanno la possibilità di vederli, però il rapporto che ci deve essere tra allevatori, che era quello che diceva Manuela, il parlare, il cercare di capire, è importantissimo, quindi se so che c'ho un cane già iperattivo, è bene che in un modo o nell'altro io cerchi di arrivare a capire quel cane, se è quel cane vuole utilizzare iperattivo o se passa l'iperattività, anche se non lo posso vedere. Ma ci sono dei grossi allevatori, anche stranieri, che hanno molto curato questo lato. Io devo confessare che le rare volte che io mi sono rivolta all'estero e ho avuto la fortuna di incappare in persone che conoscevo, ho avuto un grande aiuto sul temperamento, perché mi hanno trasmesso una calma che io nei primi cani avevo meno, che erano molto attivi i miei primi cani, e io mi accorsi che dare un famiglia a un cane così non era semplice. Io riuscivo a gestirmeli perché facevo le gare, ma un cane da gara non è sempre un cane adatto, certo, a una famiglia. E facendo degli accoppiamenti con l'America o con l'Inghilterra, io devo ringraziare alcuni allevatori perché mi hanno veramente corretto il temperamento dei miei cani. Quindi io mi sono ritrovata dei cani, io per esempio adesso ho dei cani di origine americana, con tutta una base mia fortissima, italiana, eccetera, che vanno in giro per Roma senza guinzaglio appresso al padrone. I famosi cani delle signore, di cui tu accennavi all'inizio. E sì, mi sono venuti fuori con un accoppiamento con un cane americano, quindi di un allevatore che io so che cura molto il temperamento, e mi ha veramente dato un grande aiuto, perché ho dei maschi che non solo non litigano con gli altri maschi, ma sono veramente, ti li puoi portare dietro senza guinzaglio, che non si distraggono, certo, che guarda che è raro. Cosa sono questi cani delle signore? Vorrei vedere come le stampe famose inglesi, appunto. Il cane delle signore deriva da un'idea che nacque proprio alle origini della razza. Siccome erano cani che venivano comprati soprattutto dai grandi nobili più o meno ricchi, che avevano queste grandi riserve di caccia, e la cosa più divertente era fare questi simposi di caccia con tutti i rituali che noi sappiamo, no? Con la guardia caccia che suona il corno, i battitori che partono, e tutto questo è molto coreografico in Inghilterra, e c'erano queste signore vestite con gli abiti di fine di inizio 800, fine 700, cappelli, piume, eccetera, e tu li vedi nelle stampe con tre o quattro labrador al guinzaglio mentre i mariti sparano. E io vorrei vedere oggi una delle signore di oggi con tre o quattro labrador maschi al guinzaglio, appunto, mentre il marito spara. ma anche se non spara. Io posso dire che con questo accoppiamento, per esempio americano, ho dei cani così da signore. E sto cercando, malgrado io allevi molto meno adesso, disperatamente di mantenere questa cosa, perché è estremamente rilassante. È una cosa dove tu veramente godi il labrador, perché poi va al recupero, questo cane lo sciogli e va al recupero tranquillamente, fa il lavoro del cane da caccia. Non è un cane che dorme, ma è un cane che ha un forte autocontrollo. E guarda che è veramente la qualità vera della razza, bisognerebbe proprio recuperarlo. Bene, allora, su queste ultime parole dei cani delle signore, inviterei a riflettere tutte le signore che portano al guinzaglio il proprio labrador, ma anche i signori, direi, perché effettivamente si vedono delle scene proprio di traino, più da cani da slitta che da cani da signore. Andatevi a ritrovare queste, a rivedere queste stampe. Bene, io direi che possiamo concludere qui. Vi ringrazio per questa lezione, perché per me è sempre una lezione, io ne approfitto spudoratamente per crescere,
Per me è stato un piacevole scambio. Vedi che quando poi tanti anni, alla fine le idee sono le stesse. Voi scambiate, io imparo e spero che tante altre persone possano imparare, allevatori e non, perché non si finisce mai di imparare, possano imparare come me. Come imparo io, vi ringrazio, è sempre un onore avervi qui nel mio monitor, purtroppo, ma spero di avervi al più presto fi fisicamente, di potervi toccare. bene, penso che possiamo rimandarci alla prossima. Io ringrazio Fabrizio e ringrazio Sergio perché è sempre un piacere avere questi incontri. E poi è un piacevole modo per ritrovare i vecchi amici, francamente, Sergio. Mi fa molto piacere anche questo. Guarda, concordo pienamente. Infatti, quando Fabrizio mi ha detto se c'ero, è stato un piacere, come è stato qualche mese fa, quando ancora noi insieme a Giorgio si fa, perché visto che è tanto che non ci si vede più, è proprio un po' un modo per chiacchierare, per ricordare qualche cosa, per parlare di un piacere che abbiamo tutti e c'è sempre da imparare, perché da queste cose qua c'è sempre da imparare, perché quello che proponi tu, Fabrizio, l'esperienza di Manuela è ovviamente è un pozzo senza fine, quindi pur conoscendola da tanti anni c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da vedere. Io, ad esempio, il cane delle signore non lo conoscevo e quindi io Ah, hai questa sera visto? Hai visto? e quindi questa sera ho imparato anche questo. Grazie Fabrizio, alla Bene, prossima. grazie a voi, buona serata e alla prossima. Grazie a Ciao. tutti. Ciao, 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 ciao. ciao.